tifosi del Milan alzino la mano. Due. Due cinesi poi. Tifosi dell'Inter alzino la mano. Uno lì. Madonna, una penuria. Tifosi della Juve alzino la mano. Alcuni un po' timidi. Capisco. Tifosi della Fiorentina. Ora li devo fare tutti, dall'Ascoli alla Viterbese, voglio stare qui fino alle due. Tifosi del Napoli? Li avete sparato? Ah no, uno. Sai perché chiedo a Napoli? Perché la mia malattia mentale sugli striscioni nasce proprio a Napoli, alla metà degli anni Ottanta. In un Napoli-Verona, quando i veronesi arrivano a Napoli e mettono lo striscione che dice Vesuvio facci sognare. No, non va bene, napoletano se la segna, ha sei mesi di tempo per pensare alla risposta. Dopo sei mesi, Verona-Napoli, il napoletano si presenta a Verona con uno striscione di quattro parole appena sufficienti però a demolire per sempre il simbolo della veronesità nel mondo. Lo striscione diceva Giulietta era zoccola. Lì ho deciso di fare quel lavoro, lo striscionologo. Napoli, una città complessa per tanti versi, ma amabile per tanti altri. 10 maggio 87, il Napoli vince il suo primo scudetto e di notte sul muro del cimitero di Secondigliano qualcuno va e scrive, come rivolta ai defunti, non sapete che vi siete persi. Il bello è che quando la mattina il custode è andato per cancellare ha trovato la risposta, come se da dentro il camposanto qualcuno avesse replicato, perché sotto stava scritto e voi che ne sapete? Siamo al paranormale. Non che noi in Toscana si sia secondi a nessuno, si pensi a quel genio della Fiorentina che nell'89 andò a Como scrivendo voi con maschi, noi con le femmine, poi ripreso a varie latitudini. Anche il nome è importante, se te ti chiami Cacà qualche problemino ce l'avrai, perché se arriva San Siro tifoso che scrive senza cacà sto male, come puoi dargli torto? È anche la verità, insomma. Fiorentina Milan, dietro di me c'era uno che aveva scritto io prima di cacà scureggio, ognuno c'ha il suo stile. Ma ci sono i tormentoni, parliamo un attimo dell'uccellino di Del Piero, questo passerotto che dopo 8 anni d'acqua oliveto riesce più nemmeno a con l'appo, vera bestia, è diventato uno scaldabagno. Io lo conosco Del Piero, gli dissi, Del Piero non la fa la pubblicità con l'uccellino, piglia un criceto, un cerbiatto. No, va bene, non l'abbiamo mai fatta in tutto il mondo, la prima volta che c'è un... Ho detto, la fa, fammi tipo, falla l'uccellino. Prima partita dopo il lancio della campagna Oliveto, Livorno-Juve, entra Del Piero in campo, i livornesi srotolano lo striscione, Del Piero, vieni vite, l'appoggio io l'uccello sulla spalla. Non gliel'avessi detto, ma gliel'avevo detto. E poi c'è Roma, amici, Roma per certe cose vanno lasciati perdere. A Roma-Lazio ho visto i romanisti, Roma-Lazio ho visto i romanisti scrivere a laziali siete così brutti che manco i sofficini vi sorridono. Laziali che rispondono Totti, titolo di studio, battesimo. 2001 la Roma vince lo scudetto di notte con la bomboletta. Buontempone va e scrive sul muro della sede della Lazio, noi domani al Circo Massimo, voi domani Massimo al Circo. visto capito che l'Italia è tutta un derby, perché non c'è solo Roma-Lazio, qui noi ci si scanna dal Medioevo, anche non si possono vedere nemmeno Ponte d'Era e Ponzacco, cosa vuoi? Cioè, allora ti tiro fuori Matera Potenza, striscione dei tifosi del Matera nel derby della Lucania. Cristo si è fermato a Eboli perché Potenza li faceva schifo. Derby dello stretto Messina-Regina, i tifosi del Messina che scrivono ai dirimpettai di Reggio Calabria l'unica cosa che vi invidiamo è il panorama, perché il panorama di Reggio Calabria sono loro a Messina, sono geniali. Poi c'è anche cose più terra-terra, tipo tua madre è l'angelo del focolare al chilometro 5 della statale Napoli-Salernitana. Poi qui, ragazzi, c'è un Pisa-Livorno che è una bella... Tu arrivi a Pisa, c'è una scritta sul muro, appena esci dalla stazione, c'è una scritta che dà il benvenuto al viandante livornese. C'è la scritta chilometrica su questo muro che recita
Sapete perché i livornesi non hanno l'AIDS? Perché anche i virus hanno una loro dignità. Arriva, capisce subito che aria tira. Invece a Livorno c'è una scritta zona porto che è lì da 40 anni. Io ero piccino, c'era già. Io, ma scusate, ma il salmastro non la porta? Ma noi tre volte l'anno ci si va a ribaricola per me. C'è bello, ho capito. È una scritta semplicissima, la scritta zen, nella sua semplicità è devastante, perché la scritta dice: sei un pisano, te ne rendi conto? Non è che ti ha detto sei un coglione, no, sei un pisano che per lui ti ha già offeso nel peggio modo, capito? 10 anni fa, prima di un derby, il giovedì avanti alla partita, l'arcivescovo di Livorno mise sotto una signora in centro, lui con la macchina, donnina sulle strisce, lui passò e la asfaltò. Povera donna, è morta la donnina, cazzo lì, è morta la donnina. Vabbè, grasse risate della donnina, vabbè, è un fatto vero, questa cosa qui, giovedì. Domenica, partita, Livorno-Pisa, entrano i pisani allo stadio, Pisa, Pisa. I livornesi danno il benvenuto con lo striscione che diceva: vescovo, stiacciali tutti! È così, è un modo un po' diverso per volersi bene, ma vedi, allora, i tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan, ogni tanto anche Napoli, Roma, sono tutti buoni a fare lo striscione spiritoso. Perché vincano altro che loro. Quando è che le cose si vedono se sei un ganso oppure no? Quando le cose della tua squadra vanno male. Tifoso della Fiorentina che in un anno ti passò da Wembley a Gualdo Tadino in C2. Insomma, il salto non è breve, ma il tifoso viola che comunque piglia, parte, va a Gualdo e scrive: oh, io Gualdo, ma non ti vedo. Cioè, è uno che comunque se la cerca di farsela prendere bene. Il tifoso dell'Ancona che in un Ancona Roma, in cui l'Ancona era ultimo a 12 punti, la Roma era prima a 72 punti, testa a coda. Tifoso dell'Ancona, poverino, un'ora prima della partita srotola sul lenzuolino sul quale c'era scritto: a voi vi segna Totti, a noi ci segnano tutti. Poi non può nemmeno arrabbiare con uno, sì, come fai? Fa tenerezza uno, tocca volermi bene per forza anche se sei un rivale, un colpo. Il tifoso del Venezia con la squadra ultima schiantata retrocessa, sai delle stagionacce, marcia, a febbraio erano già in Serie B, maggio, ultima partita, 38 paganti tra cui lui, il contestatore solitario, che arriva con lo striscione, lo mette da solo nei distinti per fare da sipario a quella stagionaccia infausta. Lo striscione recitava, rivolto ai propri giocatori naturalmente: in confronto a voi la merda è un sospiro di sollievo.